FIFA Mundialito. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Semifinali. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Gara da non sbagliare, c'è in palio l'accesso alla finale. Chi perde è fuori. Si gioca nello splendido, romantico Parco dei Principi di Parigi. Match interessante quello che sta per andare in scena qui al Parco dei Principi. Pierluigi Pardo e Stefano Nava nuovamente in vostra compagnia per raccontarvi l'emozione di questo match. Semifinale con gara secca, partita da dentro o fuori. Di fronte ci sono Francia e Germania. Partita da dentro o fuori, c'è una finale da conquistare. Si deciderà tutto nei prossimi 90 minuti. Servirà la massima concentrazione. Ogni sbaglio può rivelarsi fatale e rovinare quanto di buono fatto finora. Puntuale la grafica che ci mostra lo schieramento di partenza dei francesi. In porta Lloris, il campione del mondo. In difesa c'è Varane con Lenglet. Paul Pogba insieme a Kanté sulla mediana. Il modulo scelto dal tecnico prevede dunque l'utilizzo di due punte. Un assetto sulla carta equilibrato, direi. Vogliono fare la partita ma senza scoprirsi eccessivamente. Il Parco dei Principi, casa del Paris Saint-Germain. L'attuale struttura fu inaugurata nel giugno del 1972, stadio esclusivamente adibito per gare di calcio o di rugby. Rappresenta la terza incarnazione del Parco dei Principi, i due precedenti risalgono al 1897 e al 1932 entrambi, principalmente velodromi. Occhio a Mbappé che avanza. C'è pressing, deve allontanare. L'ammonizione da parte dell'arbitro è solo verbale in questo caso. Per questa volta graziato. Il miracolo del portiere. Non è mai facile parare un rigore e lui ci è riuscito. Ha reso semplice, per bravura e tecnica, una parata difficile. Martial ha tutte le qualità per fare la differenza, vedremo se riuscirà a mostrarcele. Il traversone sul primo palo. Kimmich! Occhio al pallone filtrante. 1-0, si sblocca dunque la semifinale, vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match. Regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Il tecnico è sicuramente contento per il gol, era importante passare in vantaggio. Kanté, sale Griezmann, non può sbagliare, e la messa, tutto fermo, gol annullato, c'è posizione di fuori gioco secondo l'assistente. In diretta, a velocità normale, è sembrato anche a me che fosse in fuori gioco Pierluigi. Da questo replay possiamo capire meglio se era o meno fuori gioco. L'assistente dell'arbitro non ha avuto dubbi e riguardando l'azione mi trovo d'accordo con la sua decisione. Segnalazione davvero al limite.
Ci saranno da recuperare due minuti. Palla buona per Mbappé. Sicuro Neuer, svetta il pericolo. Primo tempo che si è concluso in favore della formazione avversaria. Avanti di un gol, ma ovviamente ci sono ancora margini. Hanno a disposizione altri 45 minuti per ribaltare il risultato e guadagnarsi l'accesso in finale. Si riparte con la Germania, avanti nel punteggio. Ottima qui l'imbucata. Con questa palla e punta alla porta. Che parata di Lloris! Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Nulla da fare. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Occhio a cross. Si libera, spazio. Ecco un altro gol, adesso sembrano avere la semifinale in pugno, anche se manca ancora molto da giocare, però certo è un vantaggio importante. Bravo qui l'attaccante a liberarsi dalla marcatura e a battere il portiere. Un gol di pregevole fattura, merita di essere rivisto. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Girata di testa che si è persa di nulla sopra la traversa. Ha poco da rimproverarsi, non so se potesse fare meglio. Bravo qui a smarcarsi. Occhio all'occasione per riaprire il match. Ottimo l'intervento del portiere. Crossa nel mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Ha provato qui a riaprire il match, conclusione della distanza che è terminata sul fondo, sia pure di poco. No, sinceramente Pier non me la sento di criticarlo per questa scelta. Se fosse entrata a quest'ora staremmo tutti in piedi ad applaudirlo. Occhio in mezzo, può cercare il cross, la rimette dentro. Kanté. Era buona l'idea, tiro assolutamente da cancellare. È un momento doloroso, escono dunque in semifinale. Non è un brutto risultato, però arrivati fin qui i rimpianti sono tanti. Vediamo insieme le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Questi sono i risultati delle partite. Prossimo turno. Finale. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist men. Ultime notizie. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi.